Due mesi dopo lo sbarco in Normandia, un'operazione militare molto simile viene condotta nel sud-est della Francia per raggiungere le truppe nemiche e sbloccare l'accesso ai porti del Mediterraneo. Il 15 agosto 1944 viene lanciata l'operazione Dragoon. L'obiettivo dello sbarco in Provenza è quello di occupare un approdo tra Vorme e San Raffaele per sfuggire al fuoco del nemico trincerato a Tolone. 5.000 paracadutisti vengono lanciati per riprendere la statale 7, asse strategico verso la valle del Rodano, con l'intento di isolare le forze tedesche e successivamente impadronirsi di Marsiglia e Tolone, porti che garantiscono importanti rifornimenti via mare. Il successo dell'operazione permette alle truppe alleate di ricongiungersi con quelle sbarcate in Normandia. All'assalto aereo segue quello navale. La mattina del 15 agosto 1944, 50.000 uomini sbarcano sulle coste del Var. Nella notte le truppe franco-marocchine riescono a tagliare i rinforzi ai tedeschi e nelle stesse ore le truppe scelte statunitensi distruggono le batterie nelle isole di fronte alla costa. La spedizione Alfa sbarca più a ovest. Alle 8 in punto a San Rafael toccano terra le prime unità del VI Corpo di Fanteria statunitense. Aprono la strada a una flotta impressionante di 220 navi statunitensi e britanniche partite dal Nord Africa, dalla Corsica e dall'Italia meridionale. Gli alleati si trovano di fronte quasi 250.000 uomini della 19ª armata dell'esercito tedesco che controlla la Provenza. La resistenza dei nazisti è praticamente nulla, tanto che nel corso dell'operazione gli alleati perdono solo 183 uomini. Nonostante alcuni tentativi di contrattacco a Arles, l'avanzata alleata è particolarmente rapida. Le unità francesi e statunitensi si lanciano alla conquista di Tolone e Marsiglia. In 14 giorni il sud della Francia è liberato. I marsigliesi non dimenticheranno mai quel 15 agosto. C'est le 15 août, jour de l'Assomption, que les troupes françaises ont débarqué et leurs regards suivent la bonne mer au-dessus de la flèche, haut, très haut, dans le ciel des grandes espérances.